Codemasters, ma come fa un team professionista in Formula 1 ad avere la stessa identica postazione che ho io? Ehi hey boss, sono Alex. Volevo solo ringraziarla per avermi scelto come ingegnere di gara. Proverò a fare del mio meglio. L'auto è pronta a partire, è nuova di fabbrica, quindi potrebbero esserci degli aggiustamenti ancora da fare. Ma non si preoccupi, raccoglierò tutte le informazioni necessarie. Alex. Io non ti ho scelto come ingegnere, non so chi ti abbia fatto venire qua pure quest'anno, ma giuro che prima o poi capiterà la volta che veramente ti dirò zitto e non ti permetterò mai più di parlare. E what's up signori, sono Ale Cricche e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui in questo nuovo fantastico ed epico video. Come potete vedere, siamo su Formula 1 2020 ed oggi andremo a cominciare la nostra avventura nella carriera, nuova carriera scuderia, che è una modalità che hanno aggiunto su Formula 1 2020. Prima però di cominciare voglio farvi vedere quello che è il mio pilota. Eccolo qua, il pilota Alessandro Febbi, che come vedete è tutto italiano. Tuta italiana, casco italiano, guanti italiani, posa personaggio ed esultanze invece sono personalizzate. Quindi direi di non perdere tempo e di andare subito nella carriera scuderia per cominciare la nostra avventura in Formula 1 da proprietari e piloti di un team. Ed Benvenuti in eccoci qua. carriera scuderia. In questa modalità assaporerai l'esperienza Formula 1 come pilota e proprietario di una nuova scuderia di Formula 1. Per prima cosa, scegli il tuo personaggio. Ecco qua, io il personaggio l'ho già fatto, quindi appunto lo vado a Bene, scegliere ora decidiamo gli senza aspetti chiave modificarlo. della tua nuova scuderia. Gli aspetti chiave. Allora, dobbiamo Cominciamo con la prendere cosa più semplice. il Quale sarà il nome. nome della scuderia? Allora, ho fatto un sondaggio su Instagram per il nome e per il motore da scegliere. Il nome che è uscito è Ale Crick Formula One Team, quindi andiamo a scriverlo. Allora, nel sondaggio su Instagram, ecco qua il nome, nel sondaggio su Instagram avevo scritto Formula One Team tutto intero, ma siccome non ci sta, l'ho abbreviato a F1 Team. Fantastico, ora avremo bisogno di un flusso di entrate stabile, quindi dobbiamo scegliere uno sponsor principale. Lo sponsor Allora, principale offre una somma di denaro alla firma. Questa entrata è di vitale importanza per gli investimenti iniziali. In aggiunta, forniranno anche entrate settimanali. Ogni sponsor ha un obiettivo che deve essere raggiunto dalla squadra. Se riusciremo a soddisfare gli sponsor, ci offriranno un bonus obiettivo. io ho già visto dai vari YouTuber che il miglior sponsor è questo. Perché? Aspetta, però in realtà questo qua dice però guadagna 25 punti durante una stagione, si può fare. Molto più facile di termina per 5 volte nella top 10. Bonus obiettivo, entrata settimana. Io andrei a scegliere il Grande, ora Pacifico. abbiamo un budget con cui lavorare. L'auto non andrà molto lontano senza un propulsore, quindi scegliamo uno di questi. Anche qua è stato fatto un sondaggio su Instagram, ha vinto il motore più veloce. E Avremo il motore bisogno più di un motore veloce? potente. Dicevo, e il motore più veloce è quello Ferrari. Quindi andiamo a prendere il motore Ferrari. Abbiamo quasi tutto adesso. Quello che ci manca è un compagno di scuderia per te. Ed eccoci qua. Allora, noi ricordo abbiamo 1 milione. Il più forte di quelli da 1 milione è Dorian Boccolacci. Quindi andiamo a scegliere lui, Sembra ovviamente. che la spesa per il motore e il pilota rientri nelle nostre finanze. Prosegui e conferma se è tutto ok. Dai, conferma Ora impostazione. seleziona o modifica la livrea che useremo durante la stagione. Possiamo aggiungere più sponsor all'auto man mano che firmiamo accordi durante l'anno. E non preoccuparti, potrai modificare l'aspetto quando vuoi al quartier generale. Allora, ragazzi, ho scelto la macchina ed eccola qua, la nostra livrea. Quindi possiamo andare a confermarla. Adesso abbiamo bisogno di un logo per il brand. Puoi selezionarne uno preesistente, modificarlo oppure crearlo da zero. Ottimo, Ed abbiamo ecco qua finito ragazzi, tutto. ecco qua la nostra Puoi livrea. ritornare E quando vuoi anche. e modificare qualsiasi cosa. Inoltre, torneremo qui all'inizio di ogni stagione. Quindi abbiamo fatto tutto, ho messo anche i colori del team, come vedete ci sono per terra, si vedranno per tutto il quartiere generale, quindi direi che possiamo cliccare su avanza e andare avanti. Allora, questo è il nostro calendario. Siccome ci sono delle piste dove vado piano, io ho l'opportunità di toglierle. Ovviamente andrò a scegliere questo calendario.
Allora, ecco qua il mio calendario preferito. Ho tolto le piste in cui vado piano, quindi le nostre piste saranno, calendario preferito, scusate, calendario personalizzato. Le nostre piste saranno Australia, Bahrain, Vietnam, Olanda, Baku, Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio, Italia, Russia, Suzuka, Stati Uniti, Messico, Brasile ed Abu Dhabi. Ok ragazzi, allora siamo a quello che è il weekend. Quindi, stile guida realistico, io farei qualifiche ovviamente complete, giro di formazione sì, distanza gara 50% e io dunque gi giocavo a 104 la scorsa volta. Siccome vorrei cominciare a giocare senza trazione, metto a 100, poi al massimo modificheremo. Dunque, vediamo. Io direi di togliere i flashback. Il parco chiuso, sì. Danno veicolo ridotto. Safety, ovviamente, sì. Severità normale, scusatemi, ma vabbè. Ok, la gara inizia manuale, eccetera. Gli aiuti, come vedete, gli unici aiuti che uso sono la traiettoria e l'ABS, che sarebbe appunto il freno antiblocco. Quindi, detto questo, possiamo subito avviare la prima sessione. Eccoci qua, quartier generale, scuderia, round 1 di 16. Peccato che non si possano invertire l'ordine delle piste, sarebbe stato carino per esempio finire il mondiale a Spa o cose del genere, mi sarebbe piaciuto comunque. Perché è la mia pista preferita e vorrei finire il mondiale lì, comunque. Interviste? Tutto in silenzio, io non sento nessuno. E siamo in diretta tra 5, 4, 3. Salve gente e benvenuti nel quartier generale del nuovo team di Formula 1. Siamo stati invitati dietro le quinte per catturare le immagini esclusive di quello che potrebbe essere il team più interessante degli ultimi anni. Abbiamo visto la partecipazione di molte new entry in Formula 1 durante la scorsa decade, ad esempio Manor, Caterham, HRT e ovviamente Haas. Mentre alcuni di loro si sono dimostrati capaci di competere in Formula 1, altri invece sono stati acquistati dai team già presenti per poi sparire completamente. Quello che rende speciale questo team è il fatto che il pilota ne sia anche il proprietario. Naturalmente, durante i primi anni della Formula 1 era abbastanza comune possedere le squadre e guidare una delle monoposto, ma oggi le leggende come Sir Jack Brabham, Bruce McLaren, John Surtees e Graham Hill sono ormai sempre più rare. Un'altra particolarità di questa scuderia è che, oltre al team, anche il proprietario e il pilota non sono mai stati in Formula 1 prima d'ora. Qualunque cosa accada questa stagione, avete già fatto la storia. Dimmi, ti spaventa l'impresa titanica da pilota a manager che ti aspetta in Formula 1? Direi questa risposta è quella che darei io. Ogni scuderia necessita di due piloti, ma la domanda è: cosa vi ha portato a diventare compagni di squadra? Nessuno ambisce a finire ultimo in classifica, quindi qual è la scuderia che vorreste battere? Direi contro la AS. Ma perché non posso dire umiltà Come e pensi che lavoriamo l'auto duro? reagirà in pista? Direi questa. Le altre scuderie hanno anni di esperienza sia fuori che dentro al tracciato. Come prevedete di colmare questo divario? Direi questa. Sorpassare è una manovra chiave in questo sport, quindi come vi siete assicurati che l'auto riesca a sfruttare ogni occasione che vi si parerà davanti? E Direi questa. per concludere, quale dei reparti reputate il migliore? Resistenza, propulsore. Direi questa. È l'unica roba che abbiamo comprato. Questo è il fatto. Ok, per ora è tutto. E ovviamente vi consigliamo di non perdervi il debutto di questo team alle prime armi in Formula 1. Ehi là, capo, ottima intervista. Hai centrato in pieno l'obiettivo della scuderia. Ora, quando hai tempo, dai un'occhiata all'albero RS per gestire i progressi attuali e futuri. E dato che ci sei, ti consiglio di farti un giro per il quartier generale e controllare se è tutto in regola. Ok. Ansia del tempo, ricerca, sviluppo, strutture. Gestisci veicolo, ok. Qui è dove puoi monitorare le tue strutture attuali,
e vedere gli effetti che hanno sulla società. Puoi anche investire il denaro in possesso per aggiornare queste strutture. Ricerca e sviluppo. Qua dovrebbe essere l'albero solito, sì, infatti. Ok. Noi abbiamo 1.000 punti, direi di sviluppare l'aerodinamica da una parte e di sviluppare però anche il telaio, che sono le due cose che mi preoccupano di più, facciamo un po' e un po'. Dopodiché, qua... Ah, va che figata! Non me ne ero accorto! Che bello! Poi così possiamo vedere anche la nostra auto. Qua, ok, è il telaio. Ah, il simulatore. Ma sta guidando a Monza, sì? Al mio volante, al G29. Scusa, però, allora adesso. Codemasters, ma come fa un team professionista in Formula 1 ad avere la stessa identica postazione che ho io? Quella lì è la postazione che ho io, la differenza è con la TV spostata più avanti, ma per il resto è uguale. Codemasters, come fa un team di Formula 1 ad avere quella postazione? Comunque, questo invece è il motopropulsore, che sono coloro che hanno i più bravi, perché appunto l'unica cosa che abbiamo potuto scegliere è stato proprio il motopropulsore. Questo invece è il reparto resistenza, quindi il primo. Quindi, vediamo, gestione veicolo, niente, qua sono i motori, eccetera. Società, sponsor secondari si potranno scegliere una volta che arriveremo al livello globale, penso sia un mondo. 2, e questa bella posizione in classifica, siamo ultimi, vabbè, però alla fine la nostra macchina non è la peggiore, ma bensì la terzultima, quindi il nostro obiettivo è stare davanti ad Haas e a Williams e provare a dar fastidio ad Alfa Romeo e magari anche ad Alfa Tauri. Detto questo, direi che possiamo far avanzare il tempo, e peccato che non ci siano i test, sono già stati fatti, e qua ci arrivano i soldi intanto, e vedere la presentazione dell'auto. Allora, non capisco perché non ci sia la musica, però. Perché non c'è la musica? Che è sta cosa? E quindi, dopo questa fantastica presentazione, direi che possiamo andare avanti ancora. Dunque, come vedete, c'è la conferenza stampa giovedì 12 marzo, il Gran Prix d'Australia, e noi andiamo avanti. Ecco qua i soldi. Salve capo, 477.000. credo che potremmo gestire meglio il tempo a nostra disposizione se riorganizzassimo le attività della scuderia. Dirigiti alla schermata attività per ottimizzare al meglio ciò che abbiamo. Va bene, È direi. fondamentale usare il tempo tra una gara e l'altra per massimizzare l'efficienza. Puoi gestire il tempo impiegato dai tuoi collaboratori per aumentare le prestazioni della tua scuderia. Va bene. Però non ci sono attività, e allora che cacchio mi dici? Noi abbiamo già lo sviluppo. Ah, abbiamo anche la resistenza già sviluppata. Abbiamo già lo sviluppo puntato, uno sull'aerodinamica e uno sul telaio. Per quanto riguarda i messaggi, Carl, profumo di auto nuova, Carl il solito, ok, niente. Direi che possiamo andare al weekend di gara. Ah, assegnazione gomme. In Australia direi bilanciato. Sì, bilanciato direi che è perfetto. Il cambio è il primo, la power unit prima, quindi direi che possiamo andare al weekend di gara. Ed eccoci qua nella workstation, come vedete questo qua è il nostro quartier generale, direi che possiamo andare a questo punto, opzioni sessione, sì, sempre le solite, e niente, ad andare a fare la prova libera 1, la prima prova libera della stagione, wow, che emozione. Ehi hey boss, sono Alex. Volevo solo ringraziarla per avermi scelto come ingegnere di gara. Proverò a fare del mio meglio. L'auto è pronta a partire, è nuova di fabbrica, quindi potrebbero esserci degli aggiustamenti ancora da fare. Ma non si preoccupi, raccoglierò tutte le informazioni necessarie. Alex, io non ti ho scelto come ingegnere, non so chi ti abbia fatto venire qua pure quest'anno, ma giuro che prima o poi capiterà la volta che veramente ti dirò zitto e non ti permetterò mai più di parlare. Dunque, eccoci qua, info sessione, pista, eccetera. Allora, non abbiamo ancora fatto il setup. E effettivamente io non sono un fenomeno con i setup. Direi che potrei andare a modificarlo. A parte la benzina, che vabbè, poi la metto al minimo sempre per la qualifica, ma poi lui ce la metterà in base ai programmi da fare.
Io qua in Australia ho sempre girato con 4-6 di aerodinamica. Trasmissione la metto al minimo, ovviamente il differenziale per evitare di perderla in trazione. Le sospensioni, come è giusto che sia su Formula 1, massimo massimo e minimo minimo. Per quanto riguarda la geometria, per quanto riguarda le sospensioni, qua adesso io non so. Io le lascerei così perché le sospensioni non le tocco, non so cosa cambia, toccarne una, toccarne un'altra. Non sono assolutamente un ingegnere, ragazzi, quindi se no lo Pista farei. vuota, attenzione, pista vuota. E quindi possiamo andare a modificare la pressione dei freni, che farei un bel 54 e 94 perché ho l'ABS. Le gomme anche quelle lascerei così. Vediamo come va. Quindi a questo punto direi che possiamo andare a fare il primo programma, che è familiarizzazione con il tracciato, che sarebbero tre giri facili facili. Direi che possiamo fare anche col giro veloce. Wow, eccoci qua. Sound del motore Ferrari, che è il più veloce. Ok, il tuo obiettivo è attraversare il No, maggior ragazzi, numero aspettate di un attimo, porte. perché ho l'ERS automatico? Aiuta RS? No. Ma l'ho avuto. Ah, perché prima l'ho tolto in prova tempo. Niente, niente. Allora, ragazzi, eccoci qua per il programma di prova. Mi dovete perdonare, ma ho provato e non riesco a fare con questa macchina giri senza trazione. È troppo scarsa, diciamo, quindi. Zona DRS in vista, preparati ad Ah, aprirlo. non bene Puoi qua. controllare la distanza sul DMF. Quindi dicevo appunto, non farò con la trazione, quindi senza trazione, quindi dopo andremo ad aumentare la difficoltà a 104. Ho messo controllo trazione medio perché con questa macchina è veramente difficile. Potete a parte che anche con la tra controllo trazione è veramente incontrollabile in trazione. Ho già mancato un po' di porte. Ma qua lo fa niente, può capitare alla fine. I programmi li facciamo una sola volta, solo che prima, siccome mi giravo troppe volte, allora ho detto lo riavvio, ma solamente questa volta, fidatevi. Poi le altre volte comunque li farò off camera. Secondo me ho sbagliato il setup, però vediamo. I freni soprattutto, guarda quanto vado lungo. Freno anche giusto, cioè non è che freni dopo. Guardate. Secondo me sbaglio completamente setup. Vediamo, abbiamo attivato anche il bottone Siamo un sorpasso. po' lenti su queste curve. Curva 2, curva 6, curva 7, curva 9, curva 10, curva 13, curva 15. E comunque siamo già più veloci rispetto a prima. Ok, già questo è meglio. Sto andando piano a prendere le porte, comunque. Comunque veramente la macchina è carente. Ce ne si accorge guidando, fidatevi. Mamma mia, oh, ma quanto è difficile a guidare. Sembra di guidare la Williams lo scorso anno. Saranno anche le gomme hard, il setup da sistemare, però. Fidatevi che appena guiderete vi accorgerete subito che la macchina, almeno avete il motore buono, dico. Dopo Australia comunque io ho messo tutti i circuiti veloci con rettilinei che fanno la differenza. Quindi alla Ultimo fine. giro, ultimo giro del programma. Vediamo come va adesso. Stiamo già prendendo familiarità col tracciato. Mamma mia, che lungo.
Ah, c'è dietro una macchina. Mamma mia, che palle, oh, non so cosa fare. No, vabbè, non lo lascio passare, Richard. Tanto sei un pro. Se fossimo in qualifica, ovviamente mi sarei spostato subito. Eccoci qua. Penultima curva, ultima curva. Bene, fatto bene. Così, mamma mia, in uscita da qua. In trazione la si perde tantissimo. Però guarda quanto andiamo via di potenza col motore Ferrari. Ok, il programma è terminato. Questi. Programma terminato. Comunque, eccoci qua con la gestione gomme. Direi di fare quello che ci dice lui, di utilizzare la media, set di gomme ne abbiamo due, le medie, di certo non andremo a utilizzare le medie in qualifica perché non siamo un top team, allora non ha senso provare a utilizzare le hard qua, tanto una gomma media ce la terremo per come si dice, Questo test è incentrato sulla gestione per la gomme. gara. Prova a controllare lo slittamento in ogni curva e presta particolare attenzione ad abbassare la potenza al punto di corda. Gestione delle gomme, ma penso avremo un delta da rispettare. Cioè, dobbiamo andare ad avere una certa velocità nel giro. Oltre che a gestire bene le gomme. Io il bottone sorpasso non vorrei sprecarlo. Infatti, come vedete, metto un po' di grassa, ma in quanto al sorpasso. Lo uso poco. Non riusciamo a far fucsia, no. Però comunque Abbiamo buono. gestito bene il ritmo in questo giro e l'usura delle gomme era più o meno quella prevista. No, lungo, lungo, qua ho perso tempo sia per il delta che soprattutto anche per l'usura delle gomme avendo preso l'erba. Comunque il sound è veramente realistico, questo qua è il sound del motore Ferrari, fatto veramente bene. Ancora per poco non Questo è riusciamo a far l'ultimo giro del fucsia. programma, ultimo giro del programma.
Mamma mia, come vedete in uscita di curva faccio veramente fatica a tenerla, però mi sto divertendo. No, 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 no. Mica di perdere. Oh no, che è sta cosa? Perché è andato sul rosso? No, 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 non posso per... Ok, meno male, va. E quindi andiamo a completare anche questo Programma programma. completato. Usura delle gomme. Comunque, ragazzi, io credo che dopo questi primi due programmi, dopo la presentazione del team e tutto, penso che per questo episodio possa bastare. Quindi, detto questo, farò tutti gli altri programmi. Ci vedremo con le qualifiche nel prossimo episodio. Quindi, detto questo, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e bella.